appunto dimore signorili e palazzi nobiliari del Saronnese. Vi ricordo che non è esclusivamente il Saronno l'oggetto della nostra trattazione, quindi partiremo da Saronno ma ci allargheremo appunto nel territorio. Cominciamo con un edificio che tutti quanti immagino conosciate, anche se purtroppo il suo stato attuale non è molto dignitoso da un punto di vista, però diciamo subito che penso molti sappiano che da parecchio tempo diverse amministrazioni comunali di Saronno hanno preso in carico, se non altro, una fase di studio per cosa fare di questo edificio, il Palazzo Visconti Rubini di Saronno. Questa mi sembra un'altra cifra importante. Credo che nel nostro mondo di oggi recuperare questi edifici, qualche volta ormai un po' decrepiti, con enormi quantità di denaro pubblico, debba precedere una riflessione fondamentale: che cosa farne? Perché altrimenti qualche volta anche le amministrazioni non hanno il coraggio di dire tanti milioni di euro per che cosa poi? Perché altrimenti non possiamo fare museo di tutto. In qualche caso dobbiamo trovare la dimensione che rende utilizzabili oggi queste dimore, questi edifici monumentali che hanno una loro storia, ma se non trovo il loro collocamento nelle nostre esigenze di oggi non si può veramente salvare tutto in questo paese, perché purtroppo e per fortuna ha la disgrazia di avere un'enorme storia millenaria e un enorme patrimonio artistico, e tutto non si può salvare, perché in effetti è proprio così. Dicevamo allora Palazzo Visconti Rubini di Saronno, che vi suggerisco di confrontare con un edificio lontano da Saronno, che però secondo me ha dei richiami così forti con questo edificio saronnese che veramente secondo me sono stati strabilianti, ma poi giudicherete voi. Tutti quanti conosciamo quello che è il cancello d'ingresso della cosiddetta pretura vecchia di Saronno. In particolare vi segnalerei questo modo di lavorare la muratura con queste pareti concave, come se fosse una quinta teatrale, perché guardate questa villa Pertusati di Comazzo. Siamo nell'Odigiano, vicinissimo alle sponde dell'Adda, dove la strada Rivoltana appunto si indirizza proprio a Rivolta d'Adda. Guardate il modo con cui è lavorato proprio questo edificio, che è la portineria di questa villa. Tra l'altro vedete il bello e il brutto nello stesso tempo. La parte a destra, che oggi è proprietà comunale di questo piccolo comune, è un po' in disfacimento, il comune non sa ancora come intervenire. La parte sinistra, colorata di rosa, invece è una proprietà privata, per cui questo edificio spaccato a metà sostanzialmente ha due anime, una decadente e una in qualche modo recuperata e restaurata. Guardate questo particolare del cancello, come sono proprio lavorate con queste superfici molto concave, molto mosse. È un edificio sicuramente della prima metà del Settecento. Torniamo a questa diapositiva centrale. Guardate come proprio il prospetto, che è in asse centrale, poi con il punto di fuga centrato sul porticato della villa che è proprio dietro. E torniamo a Saronno. Secondo me c'è un fortissimo richiamo nella tipologia di questo edificio, soprattutto per come è giocato il parametro con cui è presentato questo diaframma iniziale del cancello. Cortile della pretura vecchia con il corpo di fabbrica centrale. Per molti di questi edifici noi dovremmo dire una cosa che purtroppo è così, almeno io consultando molti testi non ho avuto occasione di dare qualche notizia in più a quello che già si conosceva. Chi sono gli architetti di queste ville? Non sappiamo quasi nulla, nel senso che sono veramente scomparsi, quando sono stati dispersi gli archivi, quando sono stati in qualche modo disperse le carte, i nomi degli eventuali artisti che sono gli artefici di queste costruzioni. In particolare Palazzo Rubini di Saronno è un edificio, come dire, che risente forse di qualche incongruenza compositiva a livello architettonico. Per poter realizzare un salone centrale, quello che una volta era il vecchio salone delle mostre, si è fatto un salone a doppio piano. Sostanzialmente, quindi, nella facciata c'è anche un ammezzato che praticamente schiaccia quello che è il piano nobile dell'edificio verso la gronda del tetto. Sembra veramente un po' sproporzionato, perché gli archi del porticato sono terribilmente dilatati, quasi imponenti, e poi chiuso dentro le due ali laterali, qualche volta veramente sembra un edificio, non so come dire, un po' monco in un certo senso. Portico con colonne binate, che sono una caratteristica appunto di questi edifici. Guardate la villa Pertusati di Comazzo, anche questa un porticato a colonna semplice con 5 arcate invece di 3, le due ali laterali che chiudono il cortile. La manica di sinistra del Palazzo Visconti Rubini, con il portone carraio che dà accesso appunto verso la via Padre Luigi Monti. E guardate come la stessa soluzione è stata fatta a Villa Pertusati, poi è stato tamponato invece il passaggio,
perché è diventata proprietà privata e quindi non c'è più quella concomitanza tra corte signorile e corte rustica che era proprio l'edificio a fianco. Siamo tornati a Saronno, i ferri battuti dei balconcini, anche in questo caso di Palazzo Rubini e Visconti, sono un ottimo lavoro di quelli che erano i fabbri del tempo passato. I ferri battuti erano una delle forme di artigianato più, come dire, sapienti di questi artigiani che lavoravano il ferro con grande maestria. La facciata che si affaccia su via Niccolò Tommaseo, che è invece un corpo massiccio, compatto, un parallelepipedo veramente monoblocco, si affacciava in realtà su quello che era il giardino, perché questi edifici avevano sempre un giardino che li completava. E praticamente il giardino che noi ritroviamo nelle mappe dei catasti austriaci e successivi si conteneva fra la cortina di case, che oggi è appunto la manica vecchia di via Padre Luigi Monti, e il torrente Lura. Tutto quel blocco di edifici che sono in quella zona era in realtà il parco di questo palazzo. Questa invece è la villa Pertusati di Comazzo, che anche in questo caso, con una facciata parallelepipeda a prospetto unico, si affaccia su quello che era il giardino. C'è un'altra similitudine che lega questi due edifici. Questa è la manica di Villa Pertusati a Comazzo, dove si vede il corpo centrale che emerge con il suo colore restaurato, e questa manica veramente fatiscente. Come a Saronno a pochi metri corre il torrentello Lura, così a Comazzo a poche centinaia di metri, 200-250, corre il fiume Adda. Il porticato di Palazzo Visconti con le sue colonne binate. E passiamo a un altro edificio saronese che tutti quanti conosciamo, Casa Canonico Gianetti. Ecco, questo edificio ha una sua singolarità e particolarità, una mole quasi imponente che è sproporzionata rispetto a quello che è il calibro della via Marconi che gli passa davanti, perché veramente sembra troppo elevato rispetto a quello che è la larghezza della strada e sembra veramente incombere sulle persone che passano sotto, quindi quasi non ha quella spazialità, quella scenografia tipica degli edifici del Settecento. Per Casa Canonico Gianetti si parla del 1708 come anno di costruzione. Questo dicono le fonti bibliografiche, però non citano i documenti da dove viene questa notizia. L'interno invece è meno articolato, ma rimane sempre la parte incombente di questo corpo centrale che si alza rispetto a quello che è la dimensione dell'edificio. La manica di destra invece era un porticato poi chiuso per tutti i servizi che oggi sono offerti alla popolazione in questo edificio. Una foto che fa vedere dalla parte del giardino quella che era appunto la cancellata che chiudeva il cortile d'onore. Per la casa Canonico Gianetti bisognerebbe dire una cosa che secondo me potrebbe essere un tentativo di interpretazione. Perché questo grande corpo centrale si eleva su tutto? Forse anche qui l'anonimo architetto, perché anche qui nomi non ne possiamo fare, disegni non ce ne sono, secondo me questo edificio in qualche modo ha messo insieme una tipologia antica per un edificio invece nel Settecento che deve essere decisamente moderno. Voglio dire che questo corpo elevato in fondo richiama quella che era la funzione delle torri d'ingresso dei vecchi castelli, per intenderci. Non ho la fotografia purtroppo, il castello Sforzesco di Cusano, oppure lo stesso castello Sforzesco di Milano, ha l'enorme torre del Filarete dove c'è il passaggio d'ingresso. In questo caso l'architetto mette questa nota antica di questo che non è una torre, è un corpo di fabbrica che si eleva sulla mole dell'edificio, proprio centrato su quello che è il portone d'ingresso della villa, quasi un ricordo di una tipologia antica in una villa invece patrizia del Settecento. E ci spostiamo da Saronno. Ci spostiamo da Saronno e arriviamo a Villa Porro, a Rovello Porro. Questo è quello che noi normalmente vediamo uscendo dalla piazza principale di Rovello per andare verso la rotonda che porta a Cogliate. Però questo è solo una parte dell'edificio, perché in effetti questo edificio ha una, come dire, vastità di forme, di volumi veramente incredibile per chi non le ha potute vedere. Nel senso che noi siamo abituati a vedere solo questo prospetto e sembra che sia tutto quanto lì. Se entriamo oltre il cancello, vediamo veramente un'articolazione dei corpi di fabbrica veramente molto movimentata, tutta quanta su due piani. Devo dire che questo edificio mostra una cosa secondo me abbastanza evidente, come mi è stato detto anche dal proprietario del resto.
non c'è mai stato un vero progetto organico alla base di questa costruzione, ma i diversi corpi di fabbrica sono stati nel corso dei secoli aggiunti man mano, creando veramente squarci e prospettive diversissime a seconda di dove si gira. Un'altra parte, leggermente più a destra rispetto alla foto precedente, vedete che l'arco è sempre un elemento portante di queste tipologie, anche se il paramento murario qui è molto molto semplice. E siamo arrivati invece dall'altra parte, quella che non si vede mai. Questo è il giardino privato della famiglia Porro, quello che appunto loro usufruiscono per i loro così momenti di rilassamento. L'altra prospettiva dell'edificio invece ce la mostra dall'altra parte. È un giardino molto semplice, tenuto in modo dignitosissimo, che dà veramente un grande, come dire, risalto a quello che è l'edificio nella sua dimensione appunto. Questo è quel porticato che si vede anche dalla cinta esterna, è una parte aggiunta successivamente, sono veramente come un gioco del Lego che ha costruito parti diverse, creando alla fine un'enorme pianta che si dirama proprio con un'articolazione molto, come dire, molto vivace, molto complessa dal punto di vista dei volumi. È sempre lo stesso edificio, ma da un'altra prospettiva. Questa enorme facciata di un palazzo imponente, tra l'altro sfrutta il dislivello del terreno, per cui è ancora più, come dire, incombente da un punto di vista architettonico, e questa altana, questo torrino, che in realtà è un belvedere, che veramente è la dimensione un po' più, come dire, aristocratica di questa casa. A questa dimensione ne segue una più modesta, questo piccolissimo cancelletto che dal cortile del giardino privato appunto si apre poi verso quello che è il parco di Villa Porro. Attraverso questo cancelletto troveremo un parco inglese, con una discreta proprietà, anche qui il Lura diventa un elemento di confine, perché questa è la parte superiore di quel parco intercomunale del torrente Lura che comincia appunto proprio a Saronno. Eccolo qui. E si estende con questo giardino inglese, con il prato, con il boschetto finto piantumato, perché sapete che il parco inglese vuole simulare una natura spontanea, invece è frutto di un intervento di architetti che hanno piantato le diverse essenze in questi giardini. Ci spostiamo adesso a Rovellasca, dove abbiamo un edificio sicuramente molto interessante, che è la villa Arconati Crivelli. Tra l'altro vi ricordo che questa famiglia che possedeva questa villa a Rovellasca era la stessa che possedeva il castellazzo di Bollate. Erano sempre gli Arconati, poi per le varie successioni d'Italia diventano appunto famiglia Crivelli. Questo è l'ingresso laterale di Villa Arconati Crivelli, che si trova nella piazza principale di Rovellasca e dà accesso a quelle che erano le corti rustiche. Sempre questi edifici erano generalmente annessi a quelli che erano i cortili dove vivevano appunto i massari, i contadini, stalle, rimesse per le carrozze, tutto quell'apparato che era indispensabile per quel tipo di vita che si conduceva allora. Questa invece penso che qualcuno di voi forse distrattamente ma l'avrà vista, è la facciata che si vede nella villa per la strada che da Rovellasca va verso Lazzate. Quindi anche qui pilastri monumentali, queste cancellate di ferro battuto molto lavorate, e sullo sfondo vedete il corpo della villa. In questo caso è un parallelepipedo, non c'è la tipica corte alla lombarda come c'è la villa Visconti, come c'è la casa Gianetti, del corpo centrale con le due ali laterali che formano una pianta U quasi che accoglie il visitatore che si presenta nella corte d'onore. Oltre il cancello voi vedete il corpo parallelepipedo di questa villa, vedete che anche qui ritorna il motivo delle colonne binate con il portico a tre archi nella parte centrale che alleggerisce un po' i volumi di questo edificio. Da notare, qui veramente è stato conservato con un grande dispendio di energie e di fondi, un giardino all'italiana, la siepe di Bosso. Purtroppo per vederlo nella sua bellezza bisognerebbe vedere una foto d'aereo, perché ci farebbe vedere il ricamo delle siepi che formano appunto questo intreccio. Questo è un giardino invece all'italiana, perfettamente conservato. Cose strane, oggi la villa Arconati Crivelli è sede dell'Arredamenti Galbusiera di Rovellasca, cose strane di questo mondo, per cui veramente... Questo invece è l'altro cancello, proprio simmetrico di fronte al precedente, che una volta apriva sul parco della villa, oggi invece è stato chiaramente frazionato, per cui dentro ci sono case a schiere e altre cose, è rimasto solo questo reperto di quello che doveva essere una volta questo ingresso monumentale alla parte del parco. E ci spostiamo invece adesso a Solaro. Per Solaro dobbiamo invece esorbitare da quello che è il periodo che vi ho annunciato prima. Non siamo più in ambiente né spagnolo né austriaco,
cioè vuol dire né spagnolo né austriaco della prima maniera, ma siamo arrivati ai primi dell'Ottocento e qui veramente la cosa è un po', come dire, insolita. Non esisteva nulla di questo edificio, era completamente, non c'è un rimaneggiamento di una villa precedente. E la contessa Leopolda Kevenhüller, vedova lì del marchese Febo Borromeo d'Adda, che nel 1854, quindi molto avanti, finora abbiamo visto edifici della prima metà del Settecento, ne vedremo qualcuno anche di più antico dopo, che ex novo decide di costruire questa dimora di campagna rispetto alla loro dimora milanese. La contessa Leopolda è discendente di una famiglia di alti ufficiali dell'esercito austriaco che si sono appunto imparentati con i Borromeo d'Adda, ma lei quando decide la costruzione di questo edificio è ormai vedova da parecchi anni del marito. Di questo edificio, che oggi è il municipio di Solaro, abbiamo anche il disegno, caso unico, unico nel senso che il progetto del 1854, a firma degli ingegneri Giuseppe Righetti ed Ernesto Bianchi, finalmente si possono fare due nomi dei professionisti che hanno elaborato questa tipologia, 29 aprile 1854, è oggi conservato sotto vetro appunto in una sala del comune di Solaro e ne sono veramente orgogliosi. L'edificio si presenta anche qui con una pianta a U, tipica di queste dimore lombarde di campagna, il corpo centrale con le due ali laterali e la cancellata che chiude il cortile d'onore. La dimensione è piuttosto contenuta, molto composta, molto misurata, non ci sono grandi elementi di un'imponenza monumentale come in altri edifici. Recentemente l'amministrazione di Solaro ha pubblicato un ottimo lavoro storico, la storia del paese, e il professor Giuliano Radice, che ha trattato in particolare la storia dell'arte degli edifici monumentali di Solaro, da un'interpretazione secondo me molto precisa e molto coerente, dice stile Biedermeier, è un'architettura che viene proprio dai paesi della Germania, dai paesi di lingua tedesca, che rielabora in modo più semplice, più come dire modesto, non con la trionfalità di certi edifici del neoclassico molto più monumentali, una dimensione più come dire rurale, più campagnola, davvero con una dimensione molto più misurata e composta. Il corpo centrale, vedete anche qui, è solo accennato sempre a questo motivo dei tre archi, che qui sono invece tamponati perché sono stati chiusi, con le due maniche laterali e quel piccolo timpano triangolare che dà proprio un po' di dignità a quello che è il corpo centrale. Anche qui, sulla parte del giardino che oggi è il parco pubblico di Solaro, la facciata invece si presenta come un parallelepipedo a prospetto unitario. Questa è presa da uno degli archi che danno accesso a quelle che erano le corti rustiche, oggi si va invece verso gli uffici del comune di Solaro. Bellissima l'idea di avere tutto questo pergolato di glicine quando in maggio fiorisce, è veramente una cosa molto molto suggestiva e di grande effetto. Ci spostiamo ad Uboldo. Non sempre le cose sono state mantenute nel giusto modo. Qualche volta, e questo caso e forse anche un altro, vedrete che forse questi edifici sono stati per troppo tempo un po' abbandonati. Palazzo Crivelli Villani di Uboldo, un edificio molto importante, una famiglia tra le più antiche della nobiltà lombarda. Basterebbe ricordare che i Crivelli, come ad esempio anche i Caimi che vedremo dopo, sono citati nella famosa matricola di Ottone Visconti, che vuol dire che erano considerati tra le casate più antiche della nobiltà lombarda. Bisogna anche poi ricordare che un componente della famiglia Crivelli, e questo la dice lunga sulla loro, come dire, presenza a livello alto nella società lombarda, Uberto Crivelli viene eletto papa con il nome di Urbano III nel 1187. Tanto è vero che proprio il vicoletto di fianco a questo edificio Uboldo è intitolato appunto a Papa Urbano III della famiglia Crivelli. Qui veramente le cose sono andate un po' male, perché quando questi patrimoni familiari si sono sfaldati, sono intervenuti passaggi di proprietà e poi frazionamenti, molte volte questi interventi così di divisione di questi assi ereditari poi hanno in qualche modo rovinato queste dimore, ne hanno fatto veramente un po' un abbandono. Voi vedete qui nella parte interna un edificio insolito rispetto alle tipologie che abbiamo visto prima, con un porticato che copre tutta il prospetto del palazzo. Vedete un, come dire, incongruo, usiamo questo termine, inserto moderno nella parte destra, che proprio non c'entra niente, e ha un suo riscontro poi nella piazza San Pietro d'Uboldo, con quella che oggi è la farmacia di Uboldo, ma veramente è un inserto che non ha nessuna congruità con quello che è l'edificio e la mola architettonica del palazzo. L'interno, questo è lo scalone, o almeno ciò che rimane, con questi soffitti piuttosto fatiscenti.
il pilastrino nel pianerottolo dello scalone è una buona pietra di bijou lavorata come sapevano lavorarlo gli scalpellini antichi. Forse uno dei pezzi più preziosi che sono rimasti in questo edificio, credo che non ci sia molto altro da salvare. Questo è uno scorcio dello scalone, come è traforata la pietra in questa balaustra dello scalone che porta al piano nobile. E questa è la facciata. Vedete nella parte destra questo inserto moderno che ha completamente snaturato quello che era l'unitarietà di questo prospetto e poi un ponteggio. Quando ho fatto la foto quest'estate ho detto, oh, finalmente faranno un intervento di restauro. Mi è stato detto, no, dice, è stato messo per evitare che i calcinacci del cornicione possano cadere in testa a qualcuno e possano veramente combinare qualche guaio. Allora, ponteggiandolo tutto, si è messo in un minimo di sicurezza l'edificio. Però veramente sta sciogliendosi pezzo per pezzo. Altra nota dolente, ci spostiamo in un altro paese più vicino a noi e troviamo Palazzo Fagnani. Dice, ma dov'è il palazzo? Eccolo com'era, vecchia cartolina. Ci fa vedere proprio questo fronte unico di questo edificio, che non è un edificio particolarmente monumentale, era una manica semplice, una casa di cortina sostanzialmente che seguiva quello che era il profilo della strada e poi chiudeva con quell'angolo che ancora oggi rimane in questa zona di Gerenzano. Si è fatto notare da tante persone che esisteva ancora allora lo stemma di famiglia che era riprodotto, eccolo qui, ad affresco sulla facciata, e forse ce n'erano anche altri due, uno qui di fianco al portone. Vedete che veramente è un'altra cosa, eh? Il frazionamento, le diverse proprietà, poi giustamente, come dire, uno del suo fa ciò che vuole compatibilmente con quello che la legge consente di fare, ma veramente è stato stravolto completamente. Questo è ciò che rimane di quello che deve essere il cortile interno. Anche qui si presenta invece un porticato architravato con l'architrave lineare invece che l'arco, e lo testimoniano appunto i capitelli che sono rimasti nonostante tutti i vari interventi di trasformazione che si sono succeduti. La famiglia Fagnani, famiglia interessantissima, feudataria di Gerenzano per tantissimo tempo, scomparirà sostanzialmente alla metà dell'Ottocento. Agli primi dell'Ottocento si era fatta fare un'altra dimora, perché praticamente tutto il centro di quello che oggi è proprio, come dire, la parte più concentrica del borgo di Gerenzano, era tutta una loro proprietà. Quello che è il municipio, che sta per essere restaurato, questo sì, si restaurerà, almeno il cantiere è già avviato, era un'altra dimora ritenuta più confacente. Questa è una tipica casa neoclassica dei primi dell'Ottocento, con il porticato, appunto, anche in questo caso con un porticato a colonne doriche, con l'architrave lineare. Dicevo, è un'altra dimora appunto che ha dato una diversa, come dire, dignità, quella che è la presenza appunto di questa famiglia nel proprio feudo gerenzanese. E dopo qualche nota un po' stonata, qualche cosa invece di veramente, credo, confortevole. Palazzo Caimi a Turate. Anche questo oggi è diventato il municipio di Turate. È un edificio della prima metà del Seicento. Gaspare Caimi viene infeudato di Turate da Filippo IV, re di Spagna, nel 1635. È un edificio interessantissimo, secondo me, tra l'altro un restauro che lo ha riportato a un uso estremamente utile e dignitoso per la comunità turatese. L'edificio del Seicento, che è incentrato sull'enorme portale a bugnato con le due colonne. Non lasciamoci trarre l'inganno da queste porte aperte al piano terreno, sono soluzioni moderne per dare una diversa viabilità agli uffici comunali. Tutto una volta era segnato invece da questa cornice marcapiano che vedete in pietra, che vedete, eccolo qui, le porte quindi hanno delle finestre e seguivano quella che era la cadenza ritmica di queste aperture. È un edificio poi con una interessantissima gronda a guscio cosiddetta, perché ha questa proprio stondatura verso il cornicione, e appunto ha l'elemento centrale proprio in questo portale monumentale. L'interno del cortile perfettamente salvato, vedete anche qui un corpo di fabbrica invece con un portico architravato lineare. È un edificio che sto studiando e penso che verrà fuori qualche cosa, credo, di interessante, perché dopo il recupero veramente ci sono delle note artistiche di un certo livello che varrà la pena sottolineare. Questa è l'altra parte, quindi il fondo del cortile. In sostanza sono due corpi fabbrica con due porticati simmetrici collegati da due ali laterali.
tutti oggi sono uffici del comune di Turate. Anche la corte rustica a fianco, da cui si accede appunto per un portone sul lato sinistro, che erano appunto le corti di servizio, oggi è centro anziani, ufficio della pubblica istruzione, quindi edifici per l'uso pubblico della città. Lo scalone di Palazzo Caini a Turate, una pietra di bigiù lavorata con una perizia che sembra veramente un merletto. Guardate questa, questa transenna della, dello scalone, e questa che è molto simile. Ma questo non è Turate, questo è lo scalone di Palazzo Arconati Crivelli, il castellazzo di Bollate. La cosa strana è che questo è il modo con cui si deve procedere in questo tipo di lavori. Qui abbiamo il nome dello scalpellino di Bigiù, la data di esecuzione, però io credo che un artista che lavorava la pietra in questo modo non è molto lontano da quello che la lavorava allo stesso modo o comunque in modo molto simile anche a Turate. E con questi confronti si riesce a fare un percorso che in qualche modo dà la possibilità di datare, di in qualche caso forse anche di attribuire. Comunque sono grandi maestranze della prima metà del Settecento lombardo. La galleria al piano nobile del comune di Turate, dove si aprono oggi degli uffici appunto delle diverse autorità. Soffitto cassettonato in trave di legno, e queste riquadrature d'affresco attorno a queste grandi vecchie fotografie che sono un po' come delle cornici alla parete, oggi sono incorniciate con queste grandi riproduzioni di quelli che sono scorci antichi di Turate. Un'altra prospettiva sempre dello stesso ambiente dall'altra parte del corridoio. Il soffitto dell'ufficio dell'assistente sociale del comune di Turate. Mi sembra veramente bello. Fresco, luminoso, con queste coroncine di fiori veramente ancora molto vivaci che danno un grande tono, una grande dignità e una grande eleganza a questo edificio. Piano terra, la seconda manica, quindi il fondo del cortile del Palazzo di Turate, quelle tre finestre che vedete sotto il porticato sono nient'altro che la vecchia sala da ballo di questo palazzo, la sala delle feste, che oggi è stato trasformato appunto nella sala consiglio comunale del comune di Turate. Alle pareti sono affrescate delle figure delle virtù, forse potrebbero essere un monito per gli amministratori che ci lavorano dentro, il soffitto a cassettone dei bellissimi lampadari di Murano, moderni, però fatti con uno stile antico. L'ufficio del signor sindaco, vecchio camino di quelli proprio antichi, ancora con i sedili in legno sotto la cappa per poi stare vicino alla brace e scaldarsi, e sulla cappa lo stemma dei Caini. Di fianco, chi conosce Turate lo ricorderà, c'è una piccolissima cappelletta, una nota che molte volte si trovava in tanti palazzi nobiliari, la chiesa privata della famiglia, aperta comunque al culto e alla frequenza degli abitanti del paese, come in questo caso. È il piccolo oratorio di San Giuseppe, sulla piazza principale di Turate, e chiaramente, come succedeva in tanti casi, la famiglia poteva accedere per un corridoio interno da queste tribunette laterali, mentre la gente entrava dal portone che si apre appunto sulla piazza. Bellissimo esempio di un Settecento lombardo, anche questo altar maggiore in uno stucco policromo con queste cornici e poi la tela appunto con il transito di San Giuseppe. Credo che dovrete perdonarmi, ma essendo il paese dove abito da tanto tempo, forse qualche notizia in più me la dovrete in qualche modo concedere per dire qualche cosa, anche perché in questi anni forse un edificio che ho avuto modo di vedere abbastanza bene per gentile concessione dei proprietari, quando ho occasione di accompagnare le classi quarte elementari, è quasi un motivo, come dire, fisso ricorrente. Le classi quarte elementari di Cislago possono fare una visita al castello di Cislago e ne approfittano appunto per avere una conoscenza più diretta di uno dei più importanti, appunto forse il più importante monumento civile del paese. Per il castello Castelbarco Visconti di Cislago dobbiamo dire qualche cosa appunto che ne tracci in modo più significativo la storia. Tutto quanto quello che noi vediamo oggi di questo grande edificio è sostanzialmente iniziato dopo il 1620. La famiglia Visconti era presente da tempo immemorabile, sicuramente un'altra delle casate più importanti, tanto è vero che i rami principali sono quelli che hanno dato alla signoria milanese quando poi dovranno cedere agli Sforza. Quindi per 200 anni tutta la Lombardia è viscontea sostanzialmente, o comunque una grossa parte della Lombardia, perché in realtà
il Ducato Viscontino non era esteso come la Lombardia attuale, basta pensare a Brescia, Bergamo, Veneziane, a Mantova, stato autonomo appunto sotto i Gonzaga. Comunque, dicevo, ramo dei Visconti, tutto quanto comincia nel 1620 e Cesare II Visconti, dei Visconti che abitavano a Somma Lombardo, che pur possedendo parecchie proprietà in Cislago, decide di ricostruire, qui sì una ricostruzione vera e propria, perché era successo un vero e proprio cataclisma, 1510, nelle guerre che vedono quell'alternanza di invasioni di potentati stranieri in Italia, gli svizzeri cominciano a rosicchiare qualcosa che poi si staccherà come Canton Ticino, ma in queste incursioni un po' predonesche che hanno fatto nel territorio lombardo, 1510 le truppe di Matteo Schinner, cardinale di Sion, praticamente quasi atterrano quello che era il castello cislaghese. Quando io ne parlo ai bambini in classe dico fate così, chiudete gli occhi e prima del 1510 sognatelo come volete voi, perché tanto non possiamo dire in nessun modo com'era, perché non è rimasto traccia di quello che c'era, se non, dicono i testi, due mozziconi delle torri che ancora oggi però invece sono state ricostruite, ma doveva essere un grande cumulo di macerie che per quasi un secolo è rimasto in qualche modo lì dopo queste incursioni veramente delle soldataglie. 1620 Cesare II si stacca dalla famiglia residente a Somma Lombardo e decide di ripiantare casa in Cislago. In quegli anni compra, anche questo è un caso di acquisto, il feudo di Cislago per 12.000 lire, il che vuol dire che diventerà il, come dire, l'autorità più emergente a livello della comunità cislaghese, perché la maggioranza delle terre appartengono alla sua famiglia, perché molte delle case, delle corti rustiche che attorno al castello appartengono alla famiglia Visconti e quindi è l'autorità che in qualche modo amministra e governa la comunità cislaghese. Il corpo del castello Cislago è anche questo, un corpo della pianta a U con le duali laterali e il corpo centrale con un portico a colonne binate, sempre con un portico a tre archi, come abbiamo visto anche in altri edifici. Questo fa dire che c'era veramente una circolazione di idee di questi anonimi architetti che non possiamo comunque nominare, perché veramente in questo territorio le tipologie si richiamavano una all'altra. L'unico caso veramente un po' singolare, come avete potuto vedere, è quello di Turate, che veramente ha una costruzione dell'edificio un po' insolita rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza. Ecco il cortile d'onore, l'ala destra e l'ala sinistra con il corpo centrale. Anche qui vedete appunto il portico, quel balcone in ferro battuto, io lo confronterei con il balcone del Palazzo Visconti di Saronno, perché è proprio un modo molto analogo di lavorare il ferro battuto in quell'epoca. I lavori del cantiere di Cislago vanno avanti per quasi un secolo. Comincia Cesare II, continuerà il figlio Teobaldo e continuerà e concluderà il nipote Cesare III. Però proprio in quegli ultimi anni del 1600 succede qualcosa di veramente, come dire, pericoloso, grave per la famiglia Visconti di Cislago. Cesare III, che è colui che completa il castello, entro grosso modo il 1716-1720, ha una sola figlia, Costanza Visconti, dopodiché la famiglia si sarebbe estinta. È un momento tragico anche perché 1696 il matrimonio di Costanza è vicinissimo a quel periodo di trapasso tra il periodo spagnolo e il periodo austriaco. Le cose stanno per cambiare anche nella Lombardia e cambiano veramente tanto quando arrivavano, tra virgolette, i nuovi padroni. Costanza Visconti sposerà Giuseppe Scipione di Castelbarco e qui arriva il cognome che ancora oggi è presente con i discendenti della famiglia nel castello di Cislago. Famiglia trentina, quindi legata all'impero asburgico, legata appunto all'impero d'Austria, che ha origine nella parte più significativa della sua storia in Rovereto, proprio a sud di Trento, e Giuseppe Scipione di Castelbarco, sposando Costanza, garantisce una discendenza alla famiglia. Ironia della sorte, guardate che il destino qualche volta ci veramente costruisce una trama che è qualcosa di incredibile. Costanza morirà giovanissima nel 1705, si è sposata nel 696, però ha fatto tempo a dare alla luce un erede, che è il prosecutore della dinastia e avrà il dovere, proprio per mantenere quella che è la memoria di questa famiglia, di unire i due cognomi che da allora sono appunto Castelbarco e Visconti.
Questo è uno scorcio che mi sembra molto simpatico, perché ci fa vedere, anche se con una prospettiva piuttosto radente, quello che è un po' l'estensione dell'edificio. Quel prato che vedete oltre la cancellata in realtà era il vecchio fossato, del fossato dove c'era anche il ponte levatoio, poi in epoca ottocentesca è stato tamponato perché appunto non aveva più questa funzione difensiva. Intanto vedete in lontananza svettare una delle due torri. Qui invece percepite meglio quella che è la dimensione dell'edificio nella sua interezza, con i due corpi di fabbrica laterali e poi quello che è la parte centrale appunto più monumentale. Dai tetti di una strada del centro storico svettano le due torri. Bisogna ricordare che in cima alle due torri ci sono due banderuole segnavento in lamiera, una riporta 3C, Cesare, Conte, Cesare Castelbarco, e l'altra porta una data significativa, 1828. Sostanzialmente dopo gli interventi fra 6 e 700, Cesare II, Teobaldo e Cesare III che completano il castello nella sua forma attuale, Cesare IV, Castelbarco Visconti, nel 1828 decide di dare un volto più medievale al suo palazzo, perché in realtà è diventato un palazzo, non è più il vecchio castello con funzioni difensive che aveva nel passato, e allora farà costruire queste merlature in alto sulle torri, che sono veramente una cifra tipicamente medievale, ma siamo nel 1828, è quello che in architettura si chiama il neogotico del XIX secolo, quando si guarda al passato in qualche modo copiandolo e reinterpretandolo. La facciata sul giardino privato, con appunto si vede benissimo la dimensione dell'edificio, che in realtà è diventato un palazzo, non è più un castello, con queste due torri che sono un po' come due baluardi che segnano i confini di quello che è la prospettiva della facciata stessa. E le due maniche arretrate al fondo del giardino con questa meravigliosa cancellata che è veramente una trina di ferro battuto. Chiuderei il mio intervento ricordando così, abbiamo uno scorcio diretto di come si poteva vivere allora in quell'epoca, e lo traggo da una lettera di un personaggio secondo me molto conosciuto, molto importante, una lettera di Pietro Verri, grande illuminista milanese del Settecento, tutti quanti sappiamo di chi stiamo parlando, che assieme a Beccaria è un po' il faro dell'illuminismo settecentesco lombardo. Pietro Verri, qualche volta, non dobbiamo mai dimenticarci, quando si fanno un po' di queste ricerche qualche volta gli elementi vengono fuori, i grandi personaggi o la storia importante qualche volta passa anche vicino a casa nostra. Pietro Verri sposa Marietta Castiglioni di Mozzate, oggi quella villa si chiama Cornaggia Medici, ma in origine una villa Castiglioni, e quindi durante il periodo di fine estate Pietro Verri viene a passare le vacanze a Mozzate, vicino a casa. E dice in una lettera al fratello Alessandro spedita da Milano, 29 ottobre 1777. Finalmente eccomi di permanenza in città, in questi ultimi 10 giorni che ho passato a Mozzate, in casa dei nostri nipoti e miei cognati, io sono veramente stato bene. La sera andavamo a Cislago, villa distante un miglio, dove il conte di Castelbarco, per un mese, ha albergato più di 200 persone, dando ogni sera alternativamente spettacolo di opera buffa o di commedia. E Maria Castelbarco Litta, 17 anni, è artista e si esibisce in queste recite. Vi erano anche balli decorati bene. Insomma, l'idea cede le forze di un privato e sorprende. Era il 1777, era l'Ancien Régime, e con questo concludo il mio intervento. Grazie.